E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Adri e bentornati su GTA 5. La scorsa missione mi devo chiedere scusa perché pensavo di andare a fare la preparazione al colpo a Paleto, invece no, invece ci sono gli assassini nel mezzo che non avevo messo in scaletta, non avevo considerato, e quindi oggi continueremo con un'altra missione di questa categoria che è l'assassinio. Vi invito come sempre a lasciare like al video, a iscrivervi al canale, a fare tutte le cose di rito perché come sempre c'è da divertirci. Noi passiamo a Los Santos. Allora, praticamente la preparazione a questo benedettissimo colpo a Paleto non è uscita. Allora, intanto io farei una cosa molto molto utile, ovvero andare a questa armeria e prendere un paracadute. Dovrebbero venderlo qui, se non vado errato. Non prendermi qua dentro. Dovrebbe essere qui, credo. No. Eccola. Sì. Know what? Stop all the killing and robbing in this place. Every one of the sheep out there owning a piece. C'è fumo, dai. 15.000 per un paracadute. Ok, due paracadute abbiamo. E così. Perché, no, praticamente ve lo spiego. È semplice la cosa. Adesso andiamo a fare questo assassino al cantiere. Che praticamente devi salire su una gru e poi scendere. Il punto è che, tipo, il 90% della missione è salire e scendere. E il problema non è tanto salire quanto scendere. E molte volte, siccome non è come gli altri GTA la scala che tu premi un tasto e la usa, tu praticamente ci devi andare vicino 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 e poi dopo puoi salire o scendere. E questa cosa quando l'ho portato per PS4 mi è costata una cosa come 2-6 morti. Siccome non voglio combinare la stessa cosa questo giro, gioco d'anticipo, ragazzi, e uso il paracadute. Easy peasy. Radio. Ecco qua la cabina telefonica. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? He has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Perché si è bloccata la facecam? O si è bloccata la facecam? A cazzo. Vabbè, allora, spia la prostituta. Forse non è assassino al cantiere questo. Magari mi sbaglio, eh. Ci sta che anche mi sbagli. Ah no, ok. Ok, non è assassino al cantiere. È bye bye puttaniere questa. Ci fa rima però. Due cose diametralmente opposte. E dopo c'è assassino al cantiere, allora, che dobbiamo... Ah, assassinare sulla gru. Beh, questo è easy, dai. Perché ho preso la moto di un altro? Non chiedetemelo perché non lo so. Non chiedetemi neanche perché ho sbagliato strada. Damn,
That must be my girl. Sicuro. Not today, honey. I'm waiting for someone. Casco dal pisello, giustamente. Ce l'ho le bombe. Oh, sì, che ce l'ho. E se facessi saltare nella macchina? No, non lo so. Facciamo le cose fatte bene, che magari poi muore anche la prostituta, fallisco la missione, non si sa mai. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Ok, dai, il terzo è quello buono. Chi è che fa la guerra? Hey baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Allora sarà il quarto, dai. Mi ricordo che era una cabrio. Esatto. Me la ricordo rosa, però vabbè. Hey baby, you miss me? I was starting to think you weren't coming. Oh, I always come. Oh, che doppio senso. Freddato. Freddatissimo. A posto. E bye bye puttaniere. È fatto. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Cento per cento! Vamos! E mi tocca salutarvi. Grazie ragazzi, like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo alla prossima. Statemi bene. Da Adri è tutto. Bacione.